start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay. Oggi siamo su Bravely Default 2. Diciamo in contrapposizione a quanto fatto su Octopath Traveler 2, vi voglio portare quest'altro gioco di ruolo giapponese a turni. È una saga famosa come lo è stata Octopath Traveler, forse più di lunga data Bravely Default, perché uscì per la prima volta su Nintendo 3DS. Io ce l'avevo ma non ci ho mai giocato, insomma non era mio, e ho deciso di provarlo anche su PC. Questo non è un contenuto sponsorizzato, quindi ne sto parlando proprio io volontariamente, perché diciamo che rispetto a un Octopath Traveler è meno poetico graficamente, meno evocativo, probabilmente anche meno orientato alla storia. Io sono all'inizio, però diciamo che rispetto a un Octopath Traveler forse è un po' più vario. Infatti qua ci sono i personaggi un po' più stile Final Fantasy, con la possibilità di andare e vedere le varie classi, poter sbloccarne sempre di più e diciamo configurare il party. Noi adesso siamo un tuttofare, si potrà poi cambiare classe. Mago bianco, che è un curatore, il mago nero, incantesimi di fuoco, ghiaccio, cose varie, e il fante corazzato, che è la classe che ho sbloccato adesso, che ci rende una sorta di tank. Abbiamo, vedete, io adesso, se decidessi di fare il fante corazzato, partirei dal livello 1 e avrei i fendenti incrociati. Io sono un tuttofare, questi come potete vedere non hanno granché di abilità. Io adesso lo scelgo come classe principale, io divento questo e bene così. Insomma, poi abbiamo l'equipaggiamento, che possiamo andare a equipaggiare il nostro personaggio. Abbiamo il pugnale, ho lo spadone ma non ce l'ho io. Possiamo andare a vedere anche gli altri personaggi. Vedete, abbiamo lei che è una tutto fare anche lei. Abbiamo un mago nero. No, lei è una maga. No, scusate, ma tutto fare. Lui è mago nero e questo è tutto fare. Ok, al momento lasciamo così. Il gioco si va. Adesso usciremo all'esterno e vedremo la mappa del mondo. Insomma, è tutto story driven, ovviamente, come lo è sempre stato nel gioco. Però lo trovo molto valido, molto vario, per il fatto che ci sarà una cosa che a me piace molto: le zone farmabili di determinati oggetti da determinati mostri, perché abbiamo delle abilità che il nostro personaggio può utilizzare per recuperare del particolare loot dai nemici. Ma una delle parti più interessanti riguardo di questo titolo è arriva appunto dal titolo, Bravely Default. Infatti ci sono due modalità, la Bravely e Default, che potete usare in combattimento, e la cosa rende molto tattica ogni tipo di combattimento, sia con i boss che con gli altri. Ora vedete che io posso avvicinarmi e fargli la mossa. Facendogli la mossa io mi porto in vantaggio, nel senso che vedete che abbiamo tutti un punto Bravely. In sintesi, la cosa simpatica è che, adesso io ho anche un personaggio che non è messo benissimo, noi possiamo metterci in default. Mettendoci in default, il nostro personaggio si mette sulla difensiva e guadagna un punto Bravely. Possiamo accumulare vari punti passando il turno più volte. Il punto Brave invece consiste nel fare due azioni all'interno dello stesso turno. Possiamo addirittura andare a indebitarci di punti Brave fino a 3 turni. Quindi, qualora noi fossimo a 0 e decidessimo di fare... Adesso vi voglio far vedere... Uso il punto Brave di Gloria, che vedete non è messa benissimo, e vedete che attacca due volte, quindi in un caso userà la vitamina... e poi attacca. No, io li faccio usare tutti e due, vitamina e cura entrambe. Vedete che fa un'azione su se stessa e un'azione sull'altra, e ha curato un pochino. Gli altri invece, ora ho il mago nero, potrei metterlo in default e fargli accumulare un secondo punto, dato che lui ne ha. Oppure
potrei prendere tutti i punti, vedete vado per meno 2, posso usarne il massimo 3 a turno, quindi lui salterà i prossimi due turni facendo diverse azioni. Ora, adesso io decido di lanciare fuoco no perché l'altro ha un bastone di fuoco, faccio Crio, io lo lancio e qui posso scegliere se un singolo nemico piuttosto che premendo la X, sto giocando col pad su entrambi e lo mando. Ho il secondo attacco, posso decidere di lanciare un oggetto o fare una magia nera, in questo caso potrei anche decidere di far recuperare i punti magia a qualcuno, svegliare qualcuno dal sonno, oppure usare degli attacchi a distanza, perché è possibile lanciare tipo il sasso, fare danno da terra a tutti e così via. Io lancio due magie nere, in questo caso le lancio entrambe su tutti. Posso fare anche un terzo attacco perché ho scelto di appunto indebitarmi fino alla fine, e lo faccio ancora. E avrei ancora un quarto attacco e decido di farlo fisico, tanto probabilmente non avverrà nulla. Ok, attacco il primo, attacco col secondo. Vedete, uno è già morto, ora morirà probabilmente anche il secondo. E infatti così è. E abbiamo accumulato quasi un livello, insomma. Bene, e si va avanti. E così funziona per tutte le creature che andiamo a combattere, che sono visibili in mappa. Abbiamo attaccato ancora di sorpresa, dovrei curarmi, ma va bene. Quello, vabbè, io faccio attaccare lei, così. E ogni volta che, come succede anche su Octopath, quando noi scopriamo una debolezza del nemico ci viene segnalata, quindi io adesso attacco con lui. Ecco una cosa importante, vedete qua abbiamo eroismo è praticamente eroismo, scusate, io sono andato qua in abilità speciale, è un mega attacco che posso fare una volta che però rispettiamo un determinato requisito, in questo caso dobbiamo usare eroismo per 3, quindi usiamo i fendenti incrociati, che è l'incantesimo del tank, e lo uso su uno di questi gargoyle. Ho fatto male perché ho mancato un colpo. Questo è un personaggio invece che non è tra i quattro che abbiamo, un personaggio in più, sono i cosiddetti personaggi ospiti, non li controlliamo noi, agiscono loro e ci facilitano il lavoro, ma ovviamente siamo all'inizio, quindi sarà tutto più semplice, insomma. Ora, l'attacco speciale ce l'ha solo il nostro personaggio perché è uno dei prescelti e quindi ha un suo perché. Abbiamo attaccato, abbiamo distrutto quello. Ora, con la magia nera colpiamo col Crio lui, così facciamo più danno e ci darà la vulnerabilità. Vedete, in questo caso sappiamo che è vulnerabile all'acqua. Non è finita qui, perché quello che i nostri personaggi possono fare sono altre azioni, quali l'esamina, quindi esaminiamo i punti deboli del nemico, curiamo o cerchiamo. In questo caso, qualora fossimo in mancanza di pozioni o oggetti, qui ne possiamo trovare casuali. Facciamo esamina, voglio esaminare il bronzo gargoyle, il bronzo goyle, come si chiama, e vediamo che è un punto debole, è uscito scritto che non ho visto. Dovrebbe esserci comunque anche la possibilità di vedere le debolezze del nemico, comunque sappiamo che è debole, vabbè, lo attacchiamo così, tanto lui è utilissimo finché rimarrà con noi perché ci cura quando siamo deboli di vita, ma quando attacca fa 500-600 danni, deve essere un livello improponibile rispetto a noi. Una differenza che ho visto rispetto a un Octopath Traveler è il fatto che vediamo comunque quasi sempre, a parte quei boss, il livello di vita dei nemici. L'ho trovato un po' più dinamico, ecco, come combattimento, però vi dico, anche di Octopath ho giocato ancora un po' rispetto al video, ma non più di tanto. Ora, facciamogli fare una magia nera, lo attacchiamo con il tuono, vediamo se il tuono è una debolezza del gargoyle, direi di sì. In questo caso andiamo. Una delle abilità belle che usano anche i nemici è quella dell'attirare l'attenzione, attirare l'aggaro. Cioè voi in qualità di questa classe che ho scelto per il mio personaggio principale, vedete che adesso il mio personaggio è di livello 4, ma il livello di Fante Corazzato è di livello 2. Così come Gloria, vedete, lei è di livello 4, ma tutto fa a livello 5. Elvis ha livello 5 e 5 di Mago Nero. Adele è livello 6, livello 5 di tutto fare. Ok.
Stiamo andando avanti, questo è bello grosso, possiamo farlo, passa tanto bene, è un combattimento un pochino più impegnativo. E no, dicevo, la parte interessante è che il default, vedete quanto danno fa, i punti brevi, i punti default li usano anche i nemici, soprattutto i boss, quindi bisogna fare attenzione a questo. E dicevo, la cosa interessante è che anche i nemici usano l'aggaro, cioè l'incantesimo che ti costringe ad attaccarne uno. Quindi se vuoi attaccare usare un incantesimo, un attacco su un personaggio che magari è più indebolito, no, devi usarlo per forza, non ti lascerà al gioco puntare un altro. Adesso abbiamo, vedete, 12 eroismo, 12, quindi usiamo eroismo. Abbiamo fatto il livello, quindi potremmo usare anche colpo di scudo, ma non lo possiamo fare, usa lo scudo nell'equipaggiamento perché noi non abbiamo lo scudo, quindi vedremo di equipaggiarlo prossimamente. Quindi usiamo fendenti incrociati su uno sull'altro, lo facciamo su questo che mi sembra un po' più debole, invece no. Vabbè, attacca lì, uno lo abbiamo levato dalle balle. Ora poi vediamo se ho uno scudo da qualche parte. Questo è, non ho ancora ben capito che cosa è il fuoco, forse nell'armatura. No, neanche, ma è andato anche lui. Mi piace molto il fatto che il campo di battaglia sia effettivamente dove ci troviamo in questo momento, e mi piace anche il fatto che non si perda troppo tempo nella premiazione dei combattimenti con classica esperienza, gli oggetti, il festeggiamento che dopo 7, 8, 50 volte stufa un po', ma anche la scena di intermezzo che carica il combattimento. Quindi andiamo a vedere l'equipaggiamento del mio personaggio. Vediamo se abbiamo uno scudo. Sì, abbiamo uno scudo tondo. E l'arma, non abbiamo nulla. Vediamo se c'è un'arma libera. Abbiamo un pugnale, possiamo dargli un pugnale, ma al momento vediamo se il pugnale lo impugna. Perfetto. La cosa che avevo letto nelle recensioni, di cui non parlavano bene, è il fatto che potete scegliere l'equipaggiamento consigliato, e premendolo lui vi equipaggia già con la combinazione ideale, ed è un peccato perché poi non cambiate, insomma. Cerchiamo di vedere. Ho cercato di schivare il combattimento, ma purtroppo non ce l'ho fatta. E non avendo giocato ad anticipo, dandogli la spadata un po' sullo stile di Dragon Quest, non abbiamo ottenuto il punto brave. Io adesso faccio con lei un brave, un default, scusate, quindi passo il turno, attacco con gli altri, uso eroismo ancora, uso il colpo di scudo e vediamo come fa. Molto bene, magia nera, lui ha finito quasi i punti, quindi premendo X avete modo di attaccare con l'ultimo incantesimo usato. In questo caso io ho sbagliato, non ha punti, il gioco non mi avverte, cioè in realtà mi ha avvertito, ma non sono stato stupido io. In questo caso ho accumulato il punto brave del passaggio turno prima, quindi io attacco due volte, quindi userò un punto brave, attaccherò questo uno e due volte. Uno, sarebbe stato meglio attaccare l'altro, ma intanto ne abbiamo finito uno, ora attaccherà lui, gli farà un sacco di danno e siamo arrivati alla fine. Perfetto, abbiamo fatto forse il livello, sì, siamo livello 3, abbiamo sbloccato spezza qualcosa, vado a rivederlo subito nelle classi. Io ho sbloccato spaccazzanne, terza abilità. Mi piace molto questa progressione, un po' sullo stile dei primi Final Fantasy. Adesso vediamo di correre, perché non voglio passare tutto il video a farvi vedere i combattimenti. Io voglio uscire da questa zona. Ah, abbiamo trovato anche dei tesori. In realtà dovremmo andare di là. Comunque, spada lunga, fantastico, perché è quello che mi serve. E la tenda. La tenda è molto utile quando siamo in campo aperto e vogliamo dormire e recuperare e ripristinare la vita. Abbiamo una spada lunga, perfetto. Quindi siamo equipaggiati bene. Adesso dovremmo poter fare più danno. Tra l'altro vi dico anche che c'è una possibilità, andando avanti, di poter mandare dei personaggi, delle navi mi pare, in spedizione. Queste spedizioni agiranno quando voi giocate o quando anche siete offline, e quindi vi recupereranno del materiale nel giro di tot ore, e potrete anche incontrare personaggi, loro nelle loro spedizioni, non voi stessi, di personaggi di altri giocatori, sempre comunque con la componente online. Ora siamo usciti e vedete che questa è la zona esterna dove potete vedere dove andare.
Qua c'è la mappa che potete rendere più grande o più piccola, sono i vari dungeon, le cose interagibili. C'è un tizio qui che vuol parlare, ma sarà la solita. Va bene. In questo caso, noi in questo luogo possiamo andare ad usare gli oggetti e quindi andare a usare ad esempio la tenda per dormire e recuperare i punti vita. Ma non ci conviene perché abbiamo livellato. Qua possiamo avere sott'occhio gli incantesimi dei vari personaggi. Al momento li può fare solo Elvis. Abbiamo la visione delle abilità, con le passive, le attive, insomma, cose varie. Dovrebbe esserci anche, sì, infatti, eccola qui, le abilità secondarie. Quindi la bacchetta divina e cose varie. Quindi anche il ricognitore c'era, ma ok. Poi il come usarle, io onestamente non ne ho idea. Ogni tanto usciranno anche delle un pop-up, insomma, che ci segnalerà che c'è la possibilità di diciamo intraprendere un dialogo di gruppo quando i personaggi parleranno tra loro. Ho trovato un berretto di pelle, mamma mia, è un po' scomoda la mappa, il movimento insomma della telecamera qui. Questa è la città e qua vediamo l'interno della città dove la storia ovviamente continuerà perché è un gioco comunque story driven con questa interfaccia un pochino open world. Qua abbiamo salvato la principessa, noi abbiamo scoperto di essere diciamo dei prescelti da un cristallo, insomma non voglio spoilerarvi di più, avevano rapito lei, siamo andati a liberarla. E così. Perfetto, i due componenti qua del gruppo ci lasciano. Hai fatto lo stesso per me, piacere. Da giocare col pad, secondo me, perché è molto più comodo rispetto alla tastiera e mouse. E anche qui lo dico, come l'ho detto anche per Octopath, un gioco del genere è disponibile anche per Switch. E su Switch è come si usa definire la morte sua, perché veramente ha proprio senso, tantissimo, ancora quasi più che su PC perché ve l'ho giocato in giro. Graficamente cambia un pochino perché è un pochino più brutto da vedere, ovviamente per Switch, ma ne vale la pena. Costa 60 € su Steam, lo trovate scontato a volte su Instant a 29. Ricordatevi se vi va di usare il referral qua sotto che aiuta. Sentite, anche noi potremmo trovarci alla taverna un po' di tempo, un po' di cose da fare, va bene, ci vediamo più tardi. Perfetto, se ne vanno tutti e noi restiamo qua da soli come dei qua qua qua. E quindi in città possiamo andare alla taverna o nei negozi. In taverna recuperiamo la vita pagando ovviamente la stanza, mi pare 80. Aiuta sempre che ha bisogno, parla alle persone con il simbolo A. Missioni secondarie speciali. Le missioni secondarie, praticamente potremo ottenere oggetti unici, informazioni sulla storia dei personaggi e, da quello che ho visto, che ho letto, anche delle classi in più da poter dare ai personaggi. Dettagli di tutte le missioni, perfetto, ci sta ancora informando perché il tutorial di questi giochi dura veramente spesso un'eternità. Allora, la taverna la possiamo vedere allontanando la visuale, questa è una cosa bellissima, la visuale in questo modo. Vediamo che qui ci sono delle novità, nel senso che vendono degli oggetti aggiuntivi, entrando possiamo commerciare, comprare o vendere. Quindi abbiamo anche lo spadone, se vogliamo equipaggiare lo spadone, il talismano, le cose varie, abbiamo 2900, abbiamo fatto un bel po' di soldi calcolando che sono partito che ne avevo 200 circa. Qua ci sono i nostri personaggi, con cui si può parlare. E poi invece in taverna vi faccio vedere, poi vabbè, la storia è comunque guidata, quindi potete prendere, andare, fare, farmare le vostre cose. La cosa appunto interessante che vi dicevo, e l'ho visto per caso perché a mesi fa guardai una live di questo gioco, per ottenere degli oggetti utili adesso non ricordo se è una sorta di crafting o comunque erano oggetti utili. Si andava con una determinata abilità da certi mostri e si combattevano. Usando questa abilità gli potevamo rubare gli oggetti. Guardate che bella, bellissima la città sotto disegnata con le nubi e le cascate in alto a sinistra. Ragazzi, questo è il gioco. Abbiamo anche la possibilità di andare a vedere le storie, le leggende, guida i mostri, guida gli oggetti, guida le armi, guida le protezioni. Ci sono un sacco di cose da vedere. Sono 2 ore di tempo di gioco, quindi non è tantissimo, ma abbastanza magari per
per dirvi quello che ho visto finora e quello che mi pare questo gioco. Probabilmente vedrete questo video in un giorno speciale, cioè in un giorno non canonico per i video, perché comunque lo reputo comunque, non solo io, un AAA che con gli indie non c'entra nulla, quindi volevo farvi un contenuto su qualcosa che mi sta piacendo anche per controbattere al video fatto su Octopath Traveler 2. Ora, anche qui lo dico come l'altra volta, spero abbiate visto il video fino alla fine, anche se dubito per la maggior parte perché il gioco non è nelle corde di tante persone, però diciamo che dal mio punto di vista merita davvero. Quale mi ispira di più tra i due? Allora, Octopath Traveler 2, soprattutto l'ambiente innevato dove avevo iniziato il video, mi ispira tantissimo. Ma la maggior libertà di questo, la possibilità di vagare in quella mappa un po' sullo stile dei primi Final Fantasy, mi piace di più. Quindi, soppesando le due cose, anche sulla lunghezza degli scontri con i boss, che su Octopath ho provato, ed sono veramente lunghissimi, 20 minuti, 25 minuti un boss, è un po'... Qua il boss è durato meno, è stato tosto, comunque va abbastanza guidato e... Calcolando la difficoltà, la varietà del gameplay, la mappa, quelle cose lì, per me io ho trovato più bello questo, ma decisamente. Anche se graficamente continuo ad adorare Octopath, però è più incanalato su binari. Cosa dice la stampa internazionale? Probabilmente reputa meglio Octopath, questi sono gusti, e questo lo trovo un gioco comunque con le classi selezionabili più vario dell'altro, che l'altro è comunque Octopath, è più basato sulla storia dei vari personaggi, l'interazione e le loro abilità uniche, però lì non ci sono classi e cose del genere. Ragazzi, io vi saluto e vi invito a lasciarmi il vostro commento su questo gioco qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao.